Prima di entrare nel personale, qualche domanda prima sulla squadra. Potenza bestianera del Crotone, cosa non è andato? Credo tutto sommato è andato tutto storto, nel senso che comunque tutti i ragazzi pare non siano stati in giornata, ma capita, nel calcio capita una giornata storta. Ciò non toglie che comunque i ragazzi fino adesso hanno fatto un ottimo lavoro. Pronti via, calcio di rigore per il Potenza, quanto ha influito questo sull'esito della gara? Beh, è chiaro che partire è un handicap, perché dopo un minuto e mezzo partire un campo difficile intanto come quello di Potenza sotto di un gol non è facile per nessuna squadra. Comunque, al di là di quello, credo che i ragazzi in quella partita non erano in condizioni psicofisiche ideali, quindi io credo anche se non avessero dato quel rigore comunque sarebbe stata una partita storta tra virgolette. Questa sosta cade a pennello perché comunque cercheremo di recuperare magari gli infortunati e poi l'ultima pausa per poter fare il rifornimento, anche perché poi rimarranno 10 partite alla fine del campionato. Nel prossimo incontro il Foligno si giocherà una fetta di salvezza e il Crotone un posto nei playoff. Come affronterete questa sfida? Sappiamo con la giusta, spero, determinazione e concentrazione, anche perché d'ora in poi saranno 10 finali, perché incontreremo squadre che lotteranno per evitare i play-out e squadre che lotteranno per andare ai play-off e per vincere il campionato direttamente. Terza esperienza con il suo amico Moriero in campo calcistico, cosa si sente di dire? Ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, quindi siamo cresciuti calcisticamente nella stessa squadra, nello stesso settore giovanile, quindi per me è come un fratello al di là dell'allenatore. L'ambiente, ho trovato un ambiente abbastanza unito, perché comunque i ragazzi sono dei ragazzi intanto educati, il che non guasta, e soprattutto molto intelligenti, perché sanno che comunque quest'anno si giocano tantissimo per la loro carriera. Qual è il valore aggiunto che Luigi Garcia porterà alla squadra? Io mi auguro un po' di esperienza, non tanto da allenatore, perché comunque da circa 2 anni che faccio questo mestiere, ma soprattutto da ex giocatore, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo, quello sì, quello posso dare una mano.